Perché l'operazione è un'operazione che conclude un percorso che noi abbiamo portato avanti insieme alla Polizia di Stato, con la nostra Polizia locale guidata dal comandante Palestini, di controllo di queste situazioni per bloccare operazioni di accattonaggio che si svolgono in città da parte di soggetti che arrivano a Pescara proprio per fare questa attività. L'abbiamo bloccata. Abbiamo oramai ripulito la risulta, ma questi interventi continueranno perché questa situazione non può essere tollerata, perché il fastidio che c'è quando queste organizzazioni, perché qui non si tratta di povertà, qui si tratta di organizzazioni che arrivano in Italia e nella nostra città in particolare, perché scelgono città che comunque hanno un appeal dal punto di vista turistico proprio per fare questa attività di accattonaggio, e quindi noi nelle nostre azioni antidegrado interveniamo dove possiamo, quando possiamo, con un sistema di controllo evidentemente molto efficace, funziona. Abbiamo fatto 18 provvedimenti di espulsione, queste persone sono andate via da Pescara, se dovessero tornare ci sarà il DASPO e poi ci saranno i provvedimenti conseguenziali. Adesso puntiamo ad altre zone come Piazza Santa Caterina, che è un'altra zona molto delicata che teniamo sotto controllo. Chi ha bisogno a Pescara trova sempre risposte, perché a Pescara nessuno viene lasciato da solo, però chi viene qui soltanto per approfittare della città sicuramente non trova spazio, ma trova la Polizia locale, la Polizia di Stato, tutte le forze dell'ordine che intervengono nella maniera giusta.